Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro 10 trucchetti per pulire più velocemente le vostre stanze e in particolare oggi puliremo il soggiorno. Ahimè, mi tocca pulirlo il sabato perché lavorando tutta quanta la settimana non ho tempo. Quindi io ho attuato questi 10 passi che mi rendono tutto più facile e spero che vi possano servire anche a voi come dei consigli utili. Quello che faccio subito, parto dai corpi divani. Se hanno bisogno di essere lavati li lavo, altrimenti li metto un po' al sole e magari poi li spazzolo successivamente. E poi passo subito all'aspirapolvere. Durante la settimana c'è da dire che ogni tanto, se ho bisogno e vedo dei peli o dello sporco sul divano, passo la spazzola, quella togli pelucchi dell'IKEA per capirci. Però poi ha bisogno anche di una pulizia più profonda e quindi passo l'aspirapolvere con l'attrezzo per pulire il divano. E diciamo che ci perdo anche un bel po' di tempo, perché quella birbantella di Mia con tutto il corpo divano si va a infilare sotto al corpo divano, quindi comunque mi sporca il divano. Subito dopo tolgo tutto quello che c'era e quindi sedie, qualsiasi cosa che appunto riesco ad alzare, alzo e quindi lo poggio magari sul divano, lo poggio sul tavolo, dove riesco a poggiare. E poi libero il tavolo o libero i mobili di tutto quello che durante la settimana ho accumulato e quindi di conseguenza fogli, quaderni, penne, computer, tutto quello che non serve va riposto nel proprio spazio. E successivamente passo l'aspirapolvere prima di spolverare, perché mia madre mi ha insegnato così. So che magari si fa anche in maniera diversa, però preferisco prima spazzare e poi spolverare. Dopo che ho passato l'aspirapolvere in tutta l'ambiente, mi dedico allo spolverare e spolvero tutti i mobili, tutte le mensole, tutte quante le cose che appunto vanno a spolverare, e quindi televisione e chi più ne ha più ne metta. Meno male ragazzi che non ho tanti mobili a casa ancora. Io spolvero semplicemente con dei panni di cotone oppure utilizzo vecchi panni ricavati da dei lenzuoli vecchi, perché penso che il cotone sia l'unica cosa buona per spolverare. E magari quando ho bisogno di fare delle pulizie più precise e più approfondite, utilizzo anche dei panni bagnati per catturare meglio la polvere. La cristalliera, quello che c'è dentro la cristalliera, lo lavo e lo pulisco, diciamo, più raramente. Una volta che poi finisco di spolverare, passo subito al lavare a terra. Sapete già che io utilizzo questo mocio, con il quale mi trovo benissimo, che non devo più strizzare nulla con le mani, fa tutto quanto in automatico. E utilizzo per questi mattoni, che sono già, lo sapete, che sono già un pochino vecchiotti, e utilizzo il Rio Casa Mia. Poi eventualmente finisco con il deodorare l'ambiente o con un deodorante elettrico oppure con un po' di candele, qualcosa insomma che profumi l'ambiente. L'ultimo consiglio che vi do è quello di godervi finalmente questa stanza pulita e profumata, e speriamo che rimanga il più pulita e profumata a lungo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia dato dei consigli su appunto come organizzare, come pulire al meglio la vostra casa. Fatemelo sapere giù nei commenti se vi è piaciuto, se volete altri video di questo genere, e mi raccomando lasciatemi tanti like e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!